Con noi il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il dottor Cafiero De Raho. Benvenuto a Rai News 24. Buongiorno. Qual è il significato maggiore di questa operazione condotta contro Ultima Legione? Chi è parte di questa organizzazione e con quale finalità? Beh, un'organizzazione questa di estrema destra violenta che sostanzialmente intende ricostituire il partito fascista con le proprie manifestazioni antidemocratiche, con l'incitazione alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi, proclamando la negazione della Shoah, esaltando la violenza come metodo di lotta politica. E cioè un'organizzazione che opera sull'intero territorio nazionale. Le manifestazioni pubbliche che sono state colte a Predappio hanno poi all'interno del web, attraverso i loro canali di comunicazione via Instagram o con WhatsApp o con Facebook o con altre modalità, evidenzia appunto un percorso di particolare pericolosità, anche perché si parla di armi, si parla peraltro di eliminare l'ebreo e il mondo senza dell'ebreo diventa migliore, cioè vi sono delle affermazioni particolarmente preoccupanti che oggi, proprio in considerazione di quel che avviene a livello internazionale, divengono ancora più pericolose e rischiose. Ecco l'esigenza di intervenire sul territorio nazionale. Cosa che la Procura distrettuale dell'Aquila con la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, la Digos dell'Aquila e le altre Digos d'Italia hanno fatto sviluppando l'indagine e intervenendo con perquisizioni oggi. Dottor De Raho, questa è un'indagine, lo ricordavamo, particolarmente complessa, sia perché si è dispiegata su tutto il territorio nazionale, sia per la durata, anche abbiamo ricordato, mesi di lavoro. Ancora una volta sono le piattaforme web, le chat anche, a risultare uno strumento particolarmente efficace di proselitismo e di incitamento all'odio. Vede, è qualcosa che chiediamo come procuratori in Europa, io stesso, il procuratore generale della Cassazione, ma i vari procuratori nazionali in Europa hanno chiesto che si abbia un accesso alle prove digitali, che si possa avere quindi maggiore facilità nell'entrare appunto in comunicazioni che altrimenti diventano difficilmente accessibili. È indispensabile perché oggi sia la criminalità organizzata mafiosa che i soggetti a rischio terrorismo operano tutti su queste piattaforme, operano tutti attraverso strumenti di comunicazione che a volte sono addirittura criptati e questo rende sempre più difficile una osservazione, un controllo, una vigilanza che invece è indispensabile per la sicurezza democratica del Paese. Grazie, grazie al dottor De Raho.